L'applauso, evviva! Lente bilaterale nasce da un accordo sindacale che istituisce questo organismo a livello contrattuale. La storia delle lenti bilaterali inizia in Italia dall'inizio degli anni 90 e diventa un organismo di successo dopo pochi anni, perché le parti sociali, ossia le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, hanno individuato l'utilità di questi enti subito dopo la loro formazione. L'ente bilaterale si dedica principalmente alla formazione e ai sussidi ai lavoratori e alle aziende. In particolare l'ente bilaterale del Veneto, del Friuli Venezia Giulia opera nel territorio della regione del Veneto, in tutte e sette le province venete e anche nel Friuli Venezia Giulia. È un organismo che è dedicato a lavoratori e aziende, che dà dei sussidi rispetto a dei servizi che vengono forniti. Quindi ogni lavoratore che fa riferimento a questo contratto, a questo comparto, può richiedere all'ente bilaterale questi servizi, che spaziano da servizi dedicati alla famiglia, dedicati al tempo libero, dedicati al lavoro. Quindi c'è la possibilità per tutti di chiedere servizi anche in denaro, rispetto ad esempio all'acquisto di occhiali, rispetto a protesi mediche, rispetto a visite mediche, oppure rispetto alla cultura, acquisto di libri, rispetto al pagamento di rette per asili nido, rispetto a buoni pasto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi invitiamo tutti i lavoratori a informarsi tramite il sito dell'ente bilaterale del Veneto, dove possono trovare tutte le informazioni utili. Sostegno per la natalità, rimborso dell'asilo nido, dei libri di testo, delle attività culturali, della piscina e della palestra. Questi sono alcuni dei servizi che dà l'ente bilaterale Veneto e Friuli Venezia Giulia a tutti i lavoratori del commercio e del turismo iscritti all'ente. Oggi sono oltre 32.000 i lavoratori che possono beneficiare di questi servizi, impiegati in oltre 5.300 aziende, che possono approfittare dei servizi sul documento di valutazione dei rischi, sul rimborso del sito internet, rimborso di strumenti, attrezzature tecnologiche, formazione, e tutto questo con un'opportunità incredibile di finanziamenti e di rimborsi previsto dall'ente bilaterale, che è un ente previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro, a cui possono aderire tutte le aziende del commercio e del turismo. Per maggiori informazioni andate su www.ebvenetofvg.it, mettete mi piace sulla nostra pagina Facebook, seguiteci su Instagram e potete anche scaricare l'app per smartphone. Io sono Luigi Boscaro, sono presidente del bilaterale del Veneto di Venezia Giulia. Darei la parola al sindaco che ci ha omaggiati della sua presenza. Mi avete per farvi vedere le cose, no? Magari certo, partiamo noi. Certo, vi ringrazio dell'invito in primis. Sono molto felice che avete scelto Martellago come località per aprire questa meravigliosa sede, quindi complimenti anche chi ha fatto i lavori e spero che adesso questo ente sia d'aiuto a tutte quante le imprese che hanno bisogno, quindi benvenuti e spero tutte le imprese appunto riescano a usufruire di questo servizio. Con me ho l'assessore al commercio che anche lui ci teneva a dirvi buongiorno a tutti. Grazie, ringrazio anch'io della vostra scelta, Sandro Martellago. Prima eravamo lo stesso vicini, abbiamo sempre collaborato, adesso con la vicinanza saremo ancora più collaborativi. Grazie ancora. Io direi, dico io due parole, poi darei la parola a Marco che illustra un attimo anche le attività che svolgiamo, che facciamo, e dopo lascerei spazio alle vostre domande. L'ente bilaterale è un ente che è stato formato a seguito dell'accordo nazionale, del contratto nazionale di lavoro
turismo, commercio, servizi di Confesercenti. In verità sono due contratti, uno del turismo e uno del commercio, ma noi abbiamo una unificazione, insomma, a questo livello. È un ente regionale che appunto si compone da una parte della Confesercenti e dall'altra delle organizzazioni sindacali del settore, che sono per la CGIL e la FILCAMS, per la CISL e la FISASCAT e per la UIL, la UILTUS. L'ente bilaterale è un ente a servizio di imprese e di lavoratori, che dà servizi alle imprese e ai lavoratori. Poi Marco Palazzo, che è il direttore, vi spiegherà meglio in cosa consistono questi servizi e potrete capire anche l'importanza dell'ente bilaterale da questo punto di vista, perché è un organismo paritetico che però se non ci fosse bisogna alimentarlo anche per la quantità di servizi e la qualità soprattutto dei servizi che diamo. È diventato un punto di riferimento a livello regionale e anche ultraregionale, perché poi ultimamente, negli ultimi anni, ci siamo espansi anche al Friuli Venezia Giulia. Quando abbiamo scelto di fare la sede a Martellaro, questi processi, perché molti sono i servizi che vengono erogati da parte dell'ente bilaterale che vanno proprio in questa direzione. Quindi un ente bilaterale che poi dalla presentazione che vi farà Palazzo già capirete che questo requisito legato all'innovazione, alla digitalizzazione, all'offrire i servizi in modalità online, alla qualità dei servizi e alla loro efficienza fa parte già come requisito dell'ente bilaterale, ed è quel requisito che noi vorremmo trasmettere alle imprese e ai lavoratori di queste imprese. Quindi con questi presupposti io credo, lo dimostra anche la sede, che anche la sede in qualche modo rappresenta l'innovazione, no? Per come è stata realizzata. Ecco, con questi presupposti io credo che l'ente bilaterale potrà davvero essere un supporto sempre più importante per le imprese e per i lavoratori delle imprese. Allora, io inizio dicendo il nostro presidente Luigino, durante un'intervista, che secondo me è la sintesi dell'ente bilaterale. Quando lui una volta ha detto: se le aziende stanno bene anche i lavoratori, e se i lavoratori stanno bene, stanno meglio anche le aziende. Questa a me sembra che possa essere in qualche modo ciò che spiega bene il concetto di bilateralità. Dopo, siccome so, soprattutto ai giornalisti, che a voi piacciono i numeri, inizio dando subito qualche numero, qualche dato, così capiamo più velocemente di che cosa stiamo parlando. E dopo dirò anche abbastanza velocemente quelli che sono i servizi. Potete guardare anche lo schermo così. Fatto con il numero di aziende, attualmente al dicembre 2018, perché attualmente sono già aumentati ulteriormente, avevamo più di 5.300 aziende iscritte, occupano più di 32.000 lavoratori. Dico che è il dato di dicembre 2018, perché in realtà probabilmente ad oggi siamo già a 34.000 lavoratori circa. E siamo al momento, nel panorama degli enti bilaterali che fanno capo a Confesercenti, l'ente bilaterale più significativo dal punto di vista nazionale, perché complessivamente le aziende e i lavoratori generano un gettito che è del 25% del totale degli enti bilaterali d'Italia, quindi anche a significare l'importanza del Veneto, più della Lombardia, che ha un maggior numero di aziende, un maggior numero di abitanti, a significare anche della storia e dell'importanza che ha la bilateralità nella nostra regione. E questo non è avvenuto da tanto tempo, è avvenuto abbastanza recentemente. Mentre nel 2007, cioè solo più di 10 anni fa, la Lombardia sembrava su un altro pianeta in termini di numeri. Il 58% circa sono aziende del commercio e il 41% erotti sono quelle del turismo. Che cosa facciamo? Lo dico brevemente, tanto avete anche la brochure che poi vi permette di verificare con calma i servizi.
sostanzialmente eroghiamo dei servizi ai lavoratori, dei servizi alle imprese e dei servizi che sono in qualche modo istituzionali previsti dal contratto collettivo. Non me li elenco tutti nel dettaglio perché altrimenti ci stiamo qua fino a domani mattina, però qua avete un elenco non esaustivo dei servizi principali che in qualche modo a me piace dire che noi copriamo i servizi che riguardano un po' le cose a cui ognuno di noi è di più caro, che sono la famiglia, la salute e il lavoro. Per cui per esempio la natalità, il rimborso degli asili nido, dei centri estivi, della cultura, dei libri, libri di testo, eccetera, che coprono un po' la famiglia, le lenti per gli occhiali piuttosto che le protesi o le visite dentistiche che coprono la salute e poi alcuni aspetti lavorativi sulle altre tipologie di servizio. Abbiamo un'attenzione anche per le aziende, perché parliamo mediamente di aziende abbastanza piccole, con una media di 5-6 dipendenti ad azienda, ai quali rimborsiamo le divise di lavoro, il documento di valutazione dei rischi previsto dal decreto 31 sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le visite mediche aziendali, sito internet, e poi abbiamo appunto alcuni servizi istituzionali come il parere di conformità del contratto di apprendistato, la commissione di conciliazione, la collaborazione sulla sicurezza. E da ultimo tutto il tema della formazione, dove eroghiamo corsi di formazione gratuitamente, rimborsiamo corsi di formazione, siamo anche accreditati in Regione Veneto per la formazione continua e presentiamo progetti sul Fondo Sociale Europeo per allargare ulteriormente le risorse che mettiamo a disposizione delle aziende e dei lavoratori. Ogni servizio ha dei parametri, dei massimali, quale ve ne mostro solo 2 o 3, giusto per darvi un'idea di alcuni dei servizi che abbiamo, che credo siano un po' più innovativi, più particolari, anche rispetto al panorama dei vari enti bilaterali. Uno è quello del rimborso per la conciliazione vita lavoro, che permette di rimborsare i centri estivi, dopo scuola, le babysitter o il trasporto degli anziani per fare visite ospedaliere, piuttosto che il rimborso degli strumenti innovativi. Questo è un servizio che abbiamo attivato l'anno scorso, con l'obiettivo in qualche modo di aiutare le piccole imprese del commercio e del turismo a rimanere al passo con le enormi innovazioni tecnologiche che stanno cambiando il nostro modo di consumare, il nostro modo di spendere e quindi dal loro punto di vista il modo di vendere, di proporre i loro prodotti. E su questo ci sarebbe da aprire un capitolo, ma per capirci lo specchio a 360 gradi dove ti puoi provare il vestito, vedere come ti sta da dietro, telecamere con il riconoscimento facciale, le casse intelligenti, sono tutte innovazioni che incidono direttamente su questi settori e di cui a volte non si pensa a sufficienza. Il contributo serve appunto sia per aiutare ma anche per stimolare questa innovazione da parte di queste aziende. Tema della cultura, dei libri, ma anche musei, teatro e via dicendo. Il defibrillatore, anche questa è una cosa un po' particolare, collegata alla salute, ma in un'ottica di welfare territoriale. L'anno scorso, 2018, abbiamo erogato 817.000 erotti euro in servizi alle aziende e ai lavoratori, più l'attività formativa che abbiamo fatto gratuitamente, quindi un complessivo che sfora di fatto 1 milione di euro, e quest'anno prevediamo di erogare almeno 870.000 euro, nel senso che questo è quello che abbiamo inserito a bilancio, ma ogni anno poi eroghiamo anche qualcosa di più di quello che inseriamo a bilancio. Quindi, e come vedete dal grafico, le risorse sono sempre di più, non diminuiscono. Quindi comincia a essere risorse che vengono messe a disposizione dei lavoratori e delle aziende significative. Abbiamo ricevuto nel 2018 più di 6.500 pratiche di richieste, con un balzo significativo rispetto al 2017 perché erano 1.300 pratiche in più. Quest'anno ad oggi, cioè il dato di ieri, 23 ottobre, abbiamo già ricevuto 5.634 pratiche e prevediamo di chiudere l'anno con più o meno un totale di oltre 7.200 pratiche, quindi con un ulteriore incremento di più di 680 pratiche rispetto al 2018. Un dato veloce, di queste pratiche che riceviamo abbiamo
erogato, abbiamo validato i servizi per l'81%, quindi comunque come dire, un dato che dice che non è difficile ottenere queste risorse da parte dell'ente bilaterale, non devono diventare matti con la burocrazia. E poi gli ho messo anche il dato del motivo per cui, dei motivi principali per cui rifiutiamo le richieste, che sono sostanzialmente motivi legati al regolamento. Se uno applicasse il regolamento alla lettera, è descritto in maniera anche abbastanza semplice, probabilmente non rifiuteremmo nessuna richiesta. Qua poi ho messo un po' di numeri sulla divisione della spesa tra lavoratori e imprese, questo poi ve lo vedete in cartellina. Un altro dato significativo è che le risorse sono state date a 3.000 persone diverse, 3.000 codici fiscali diversi. Questo può apparire un dato piccolo su 32.000, siamo al 10% circa, ma da un'indagine statistica fatta dall'Istituto Einaudi di Torino su tutta la bilateralità,